taglio del nastro a Roseto degli Abruzzi per l'atteso evento Aspettando Roseto Opera Prima, il prefestival interamente dedicato all'intrattenimento, alla cultura e al territorio, che fino al 14 luglio animerà la caratteristica Villa Comunale per poi passare il testimone al festival cinematografico Roseto Opera Prima in programma dal 15 al 19 luglio. Sì, un momento di grande gioia, di grande emozione e di grande profondità di tutta la mia città. Oggi mi onoro da primo cittadino di aver tagliato questo nastro che restituisce, dopo anni di chiusura con un cancello sbarrato, il luogo più bello del centro della città, il giardino della Villa Comunale, e lo restituisce in un modo davvero splendido, quello di una kermesse che è la 26esima edizione. Dal 15 al 19 di luglio ci sarà Roseto Opera Prima, la storia che si fa presente, in che modo Aspettando Opera Prima, questi giorni che precederanno con momenti culturali, momenti musicali, momenti di stare, perché restare nella bellezza sicuramente salverà il mondo e mi auguro che salverà anche Roseto. Punta di diamante di questa sera, regista, autore e attore Ricky Tognazzi, che presenta il suo libro Ugo, la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta sul nostro canale YouTube e in differita su Rete 8. Un'esperienza fantastica qui in questa meravigliosa Villa Comunale, che finalmente ha riaperto i cancelli per tutti gli abruzzesi e anche per tutti i turisti, vista l'estate. Tantissime iniziative, tanta arte, tanta cultura e soprattutto tanto divertimento. Qui all'interno della Villa Comunale potrete assistere ad un evento pazzesco con ospiti davvero prestigiosi, e poi c'è anche la possibilità di trascorrere una serata al fresco, no, qui in pineta tra gli alberi, e soprattutto con il Food and Beverage, che hanno fatto un lavoro pazzesco. Quindi veramente complimenti alla società Fuori Luogo e al comune di Roseto degli Abruzzi, che ha dato questa possibilità a tanti giovani anche da fuori Roseto degli Abruzzi, come me che sono napoletano e sono venuto proprio qui a conoscere questa realtà. Quindi complimenti a tutta l'organizzazione e soprattutto vi aspettiamo, venite qui in Villa Comunale per trascorrere la vostra estate al fresco e in pieno divertimento.